Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì, oggi è il giorno del Focus Periferie, il giorno in cui parliamo appunto delle zone periferiche della nostra città, che come abbiamo visto però sono quelle sempre più vive che danno tantissimo alla nostra amata Milano. Come sempre, come è normale che sia per parlare di periferie, abbiamo qui con noi in studio Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter, Buongiorno, ben ritrovati. Oggi che come di consueto ci ha portato un ospite. Walter, chi ci ha portato oggi? un po' in coda anche a Book City, diciamo così, ma soprattutto per continuare, Fabio Clerici, scrittore. Buongiorno Fabio, benvenuto, grazie Buongiorno mille di essere a voi. qui con noi oggi. Appunto, diciamo, è appena finita la 4 giorni di Book City, l'abbiamo un attimino allungata anche noi di Milano News, grazie a Walter e al suo ospite. Fabio, uno scrittore che scrive di Milano, su Milano, ma non solo, nel senso che poi insomma, da Milano partono un po' i tuoi racconti, ma Sì. poi si vanno anche a, insomma, a portarsi in altri luoghi della fantasia e non E solo. non solo, Ci hai portato qui oggi un libro, la tua ultima fatica questa, sì, questa è che è l'ultima Quel fatica. grattacielo nel bosco. Insomma, già il titolo è interessante, non è cioè quel bosco sul grattacielo come siamo abituati No, ormai a no, vedere qua a no, Milano, no. ma è invece quel grattacielo nel Nel bosco. bosco, Di sì. cosa parla Fabio nel tuo Beh, libro? è una evidente provocazione, ovviamente. Il libro si dipana fra 21 racconti che trattano principalmente della contrapposizione fra questa nostra vita metropolitana e un ideale di vita più incentrato a valori diversi, quindi più vicini alla natura. E quindi questa è una grossa, ovviamente, provocazione alla quale ovviamente non c'è una risposta, ognuno poi dà la sua valutazione sulle cose. Ecco, molto interessante appunto questo libro che è Quel grattacielo del bosco con le ricette del bosco anche Con le poi, perché ricette del insomma bosco. 21 racconti, quindi insomma un libro che comunque non annoia, perché insomma sono No, tutte 20 storie, una più diversa dell'altra, che parlano appunto chi di metropoli, chi di sì. invece natura, quindi chi del grattacielo e chi del bosco, viene da Sì. dire. Ma con queste ricette, cosa significa con le Ecco, ricette del diciamo che bosco? il libro scorre sempre a cavallo fra la fantasia e la realtà, quindi alcuni di questi racconti sono di carattere anche autobiografico, quindi comunque reali, di vita vissuta, e altri invece sono marcatamente favolistici. Questo perché? Perché ho voluto dare la possibilità di esprimersi anche ai bambini, perché le voci prevalenti sono i bambini, che sono quelli che poi porteranno avanti i nostri ideali futuri. Quindi in questo libro parlano i bambini, parlano le cose, quindi come in ogni buona favola si auspica, no? Quindi parlano i grattacieli, parlano i boschi e quant'altro, parlano gli alberi. E le ricette del bosco in realtà sono una sfida che ho lanciato a una carissima amica che è una food blogger, Gilda Belloni, alla quale ho chiesto di leggere i 21 racconti e di estrapolarne altrettante 10 ricette, cosa che lei regolarmente ha fatto. E ha appunto da questi racconti ha estrapolato 10 che lei riteneva fossero più consoni a tramutarli poi in altrettante ricette, e così ha fatto. Quindi nella parte finale del libro vi saranno appunto queste 10 ricette, molto, cioè, che ogni volta che leggo Le hai provate già mi tutte? Le hai provate tutte e No, 10? quasi, Quasi. quasi, quasi. Comunque sono per lo più le ricette della cucina lombarda Ottimo. e ovviamente. Ecco, Walter, appunto, allora, Book City, libri, questi racconti che uniscono la città a un mondo anche di fantasia, di natura, che comunque non dobbiamo dimenticarci. Come hai conosciuto Fabio? In realtà è una situazione comunque appunto di periferie molto interessante. Noi ci siamo conosciuti in Cascina Bellaria,
perché presentava uno spettacolo con l'attore Lino Fontana, e che mi ha particolarmente, diciamo così, impressionato. Io che non sono un frequentatore di spettacoli, però mi è sembrato molto incisivo e anche molto attuale, con tutta una serie di messaggi interessanti e diretti soprattutto. E da lì abbiamo così cominciato a parlarci e abbiamo consolidato poi, perché l'idea è sempre quella, cioè di consolidare delle cose che possono interessare il territorio. E quindi abbiamo avviato la sperimentazione, che adesso un attimino in sonno, in attesa di essere ripresa, quella che è la Cascina dei Poeti, okay, dove una volta alla settimana in Cascina Bellaria tutti quelli che si dilettano di poesie, che scrivono libri soprattutto, perché ci sono tantissime persone che scrivono libri. Poi questi libri si perdono. E allora lì ogni settimana c'era un incontro con una ventina di poeti che raccontavano le loro esperienze, leggevano, nella logica anche di offrire questa possibilità all'intero quartiere, ma anche all'intera città. Infatti c'erano poeti che venivano non solamente dal quartiere, ma anche dall'altra parte di Milano, per cui era un luogo abbastanza interessante che speriamo possa riprendere slancio. E in particolare anche c'era, avevamo cominciato a iniziare la biblioteca della poesia, sì, cioè tutti questi libri che sono persi, non okay, sparsi, sono persi, invece cercare di radunarli in maniera tale che possano essere offerti anche alla cittadinanza. Ecco Fabio, questo è un libro del 2016, e come diceva Walter, lui aveva visto una rappresentazione teatrale, non so se di questo o di un altro libro, sì, di questo, perché sì, tu appunto con un tuo collega attore mettete in scena proprio i racconti, sì, che sono nei vostri libri, ma non li mettete in scena in teatri? No, allora, diciamo che la filosofia generale, abbiamo anche fatto, sì, rappresentazioni in teatro, fra cui anche per esempio a Modena, cioè quindi giriamo abbastanza, okay, l'Italia. La logica invece che muove soprattutto questo libro è quella che... era un nostro sogno il fatto di poter presentare questo libro in luoghi periferici, quindi prevalentemente periferici, direttamente dove le persone non si possono spostare di fatto, quindi a favore di persone anziane, persone che non riescono a deambulare in maniera corretta, quindi e abbiamo pensato, individuato idealmente il condominio. Quindi questo progetto, che appunto prende nome di Teatro in Condominio, è sicuramente atto a portare il teatro, ma non solo, quindi potrebbe essere, come diceva Walter, la poesia o comunque qualsiasi forma di arte, direttamente al domicilio, rispetto a costringere la gente a venire nei luoghi deputati alla cultura. Noi recentemente, appunto, come diceva Walter, si è appena concluso Book City e noi ne abbiamo fatto parte, mettendo in scena il nostro spettacolo in via Russoli 18, presso la biblioteca condominiale di Russoli 18, e abbiamo avuto molti consensi che appunto hanno avallato un po' quello che era la nostra tesi, cioè tante persone non giovanissime, che non possono più spostarsi, ma quindi nei luoghi convenzionali, abbiamo avuto un livello di gradimento veramente alto. Ottimo. Rispetto a questa... Allora, dopo su questa cosa di teatro di condominio ci torniamo, magari, non so se avete le date già... Abbiamo, sì, ancora una data. Poi ne parliamo magari. Abbiamo ancora una data. No, dopo ce la ricordi, ne parliamo, così in chiusura, sì, diamo tutti i vari appuntamenti. Come diciamo, appunto, l'abbiamo nominato tante volte, oggi Book City è appena terminato, un Book City che ha portato insomma grande risalto alla città, che ha fatto grande anche le periferie, dove ha portato tantissime iniziative, no Walter? Ti vedo un po' titubante sul tema. Sono titubante perché c'è quella logica di dal centro alle periferie, sì, dove ci si estende poi anche nelle periferie, però tutto parte un pochettino dal centro. Poi ci sono anche alcune riflessioni che francamente mi sembrano un po' avulse dalla realtà. È molto interessante, infatti, tu hai trovato una dichiarazione del direttore della fiera di Tempo di Libri, giusto, no, lui?
sì, che, presidente. Okay, presidente della Fiera Tempo dei Libri, che diciamo letta così velocemente verrebbe da far da applaudirla come dichiarazione, poi rileggendo un attimo attentamente, effettivamente, come dire, a uno che di periferia come te, insomma, è un po' di anni che ne mastica, fa venire un po'. Ma no, così c'è una difficile stare allora, c'è tranquilli. Una contraddittorietà interna, okay. Proprio che è questa. Allora, dici la frase, dici. Intervista del giorno di ieri, se non ricordo male, Riccardo Francolevi, presidente dell'Associazione Editori Italiani, quindi non un opinionista tra i molti, ma una persona che riveste un significativo ruolo all'interno di chi promuove cultura in Italia e quindi anche nella nostra città. Presidente anche di Tempo di Libri. La domanda è stata in finale: cosa non le piace della città? E la risposta è stata: non vorrei più sentire parlare di periferie, e va bene, ma di quartieri della città nei quali si devono innestare le funzioni culturali, migliorare l'abitare. Bene. Nel momento, una bella frase d'effetto, no? Bene, nel momento in cui tutti quanti identifichiamo periferie con degrado, non vogliamo più sentire parlare di degrado. Ottimo. Ma vogliamo sentire parlare di quartieri? Va bene. Se noi però abbiamo questo tipo di approccio, poi lasciamo perdere per il momento la seconda parte della frase, se noi abbiamo questo tipo di approccio, cioè che la periferia è periferia quando diventa degrado, vuol dire che stiamo lì a aspettare che arrivi il degrado. Il problema è che il degrado continua a permanere. Poi, come abbiamo detto più volte, ci sono periferie degradate e tante periferie invece belle non degradate. Okay. E tutte quante che non sono considerate. Vengono considerate quando appunto c'è il degrado spinto all'eccesso. Dopodiché, l'altro aspetto, parliamo di quartieri. Sì. Allora, se parliamo di quartieri, vuol dire che abbiamo un approccio che è abbastanza simile per il quadrilatero della moda. Sì. E il Gattosoglio. E il quadrilatero del quartiere Aller San Siro. Sì, sono tutti e due quadrilateri. Sono tutti e due quartieri, anche il quadrilatero della moda ha i suoi problemi, come vediamo normalmente riportato anche sulle pagine dei quotidiani e quant'altro. Probabilmente sono problemi che lievemente diversi da quelli che hanno nel quadrilatero dell'Aller San Siro. Allora, approcciare al termine quartieri vuol dire non rendersi conto che c'è una realtà al centro. È una realtà alla periferia e che è completamente diversa. Allora, il problema di non voglio più sentire parlare di periferie, no, bisogna sentire parlare di periferie, perché se non ci dedichiamo non altrettanto come al centro, ma di più, perché c'è maggiormente bisogno, sbagliamo proprio la direzione. In secondo luogo, non voglio dilungarmi più di tanto, però... Ma poi anche la seconda parte è interessante, no? La seconda parte. Basterebbero un po' di innesti più culturali. Quartieri della città nei quali si devono innestare le funzioni culturali. Ma nelle periferie... ci sono e sono mappate sul sito periferie milano.com. Sta teando, che Rubino, poi, non ho mai visto così. Sì, allora abbiamo mappato per difetto, per cui ce ne sono anche di più, 111 teatri alla faccia dell'innesto, 168 tra associazioni e centri culturali, 50 biblioteche. Cioè, abbiamo una realtà complessiva di 300 punti culturali nel territorio. Il problema fondamentale qual è? È che noi, è di ieri la notizia dell'approvazione, tra virgolette, del Consiglio di Amministrazione del Teatro La Scala del relativo bilancio. Il bilancio della Scala fa 125 milioni di euro. Il bilancio della cultura del Comune di Milano fa 80 milioni di euro circa. Allora, vediamo già questa piccola differenza. Il teatro della Scala, che era il teatro di Milano, ma quando Milano era il centro storico, perché il teatro della Scala è di fine 1700, no? La Milano odierna è del 1923. Quindi il teatro della Scala è esattamente il vecchio teatro di Milano e assorbe, per l'importanza che ha, 125 milioni di euro. Se noi invece andiamo a vedere quanto assorbono le 50 biblioteche, tra cui anche qualche biblioteca condominiale dove appunto Fabio comincia a fare questi innesti teatrali, se parliamo delle associazioni, centri culturali che dicevamo prima,
i consigli di zona o municipi, che sono adesso, ma la situazione non è cambiata dal punto di vista sostanziale, ogni anno hanno un appannaggio di circa 500.000 di euro. Ecco, 500.000 euro. No, questo qui è il tema. Ecco, se non si riesce a capire questa cosa qui, cioè si parla per astrazione, che va bene in generale dire che bisogna innestare le funzioni culturali, ma qui non è che bisogna innestarle, perché anche sul sito, sul calendario promosso dal sito periferiamilano.com, sì, anche questo mese abbiamo oltre 150 iniziative, la stragrande maggioranza delle quali culturali, che sono diffuse sul territorio, ma nessuno conosce, sono ad ingresso libero. Nel mese di ottobre ne avevamo più di 170. Quindi la realtà culturale si muove. Il problema è che è difficile comunicare e non è sostenuta. Ma non parliamo di investimenti enormi. Piccoli investimenti, perché queste sono tutte iniziative di qualità ma amatoriali, e quindi si basano sul volontariato, si tratta di coprire le spese vive e magari di rendere un po' più semplice la burocrazia. Ecco, allora, questo è il tema da porre al centro del dibattito, altrimenti tutte le altre affermazioni sono pure affermazioni di principio che però non hanno alcun legame sulle periferie. Quindi o ci si capisce un po' di periferie, altrimenti lasciamo perdere e si ritorna sempre lì, però si ritorna sempre appunto al discorso di dare maggiore potere a questi municipi, dare maggiore i municipi sono strategici, i municipi sono strategici, ma sono tenuti in sonno ormai dalla loro nascita in pratica. Si vede qualcosa di all'orizzonte che possa far sperare? Cioè, io devo dire la verità, io li ho visti abbastanza battaglieri questi presidenti di municipio, sia da una parte che dall'altra, devo dire. Sia che siano del governo della città o che siano contro il governo della città, li ho visti che vogliono richiedere il potere che gli spetta. Tu cosa dici, Walter? Ma restituire il potere, nel senso che questi municipi non sono altro che luoghi amministrativi, ambiti amministrativi che ripercorrono i vecchi comuni attualmente di Milano, ma sono stati annessi a Milano nel 1923. E il territorio, quindi bisogna restituire l'amministrazione a questi territori, che è stata scippata, diciamo pure, perché non c'era condivisione, da Palazzo Marino, e continua a rimanere lì accentrata. Invece bisogna dispiegare le energie. Quanto ci vorrà secondo te, Walter? Cioè, ce la faranno questo giro oppure no? Basta la prossima legislatura? Bisogna proprio cambiare passo, bisogna proprio cambiare mentalità questi amministratori locali o cosa? Il problema è che bisogna cominciare a guardare le stesse cose in una maniera diversa e allargare. Cioè, se uno guarda al proprio municipio, alle proprie mancanze, manchevolezze e quant'altro, non ne esce più. Uno deve guardare all'orizzonte della città. Per il momento lasciamo perdere la città metropolitana, che è un'altra cosa. Infatti, perché il problema è quello adesso. Qual è l'orizzonte della città di Milano? E chi ha già i suoi problemi la città metropolitana... Fabio, tu che la vedi, la vivi. Qual è l'orizzonte della città di Milano? Ma allora, io proprio in virtù di questo progetto ho interloquito con alcuni rappresentanti politici, no? I quali, pur trovando molto interesse, hanno avuto interesse del progetto, e in realtà poi alla fase operativa, come diceva Walter, cioè, si sono un po' arenati, no? Quindi cioè, c'è questa volontà di portare avanti le cose, ma probabilmente c'è tutta una serie di problematiche alle spalle, burocrazia, e quindi c'è impossibilità di prendere delle decisioni immediate, no? Io ho sempre cercato di spiegare che, per esempio, uno spettacolo teatrale in generale va preordinato dai 3-4 mesi prima, no? Cioè, quindi loro invece hanno un orizzonte temporale diverso, no? Quindi in realtà poi non ti trovi a interloquire non sempre con la stessa persona, poi quindi vieni rimandato. Quindi io credo che Walter abbia perfettamente ragione. Noi abbiamo bisogno invece di situazioni che sono anche di alto profilo, cioè sì, situazioni che sono amatoriali però di alto profilo, e di farle emergere. Invece in realtà Milano forse
conta più ai grandi eventi e... The Week, ormai siamo la città delle Week. The Week, esatto, e poi dal punto di vista pratico dimentichiamo queste grandi potenzialità che abbiamo. Sapenzi, siamo un po' della settimana della Music Week, questa ad esempio, sì, quella che sì, questa settimana, esatto. Quindi in teoria è un'altra... grande evento appunto diffuso su Milano. Certo, ecco. Ma guarda, io penso una cosa, io penso che io sono sempre stato dell'idea che uno quando si fa rete si vince, sempre. Io non sono mai stato, anche in campo artistico, una persona che ha voluto, come dire, unicizzare il mio prodotto. E secondariamente credo che la cultura in generale, e spesso non succede, vada portata nelle strade, okay. nei condomini, nelle piazze, cioè dove c'è più fame, dove c'è più fame. Beh, Fabio, allora ci raccontavi appunto che tu il tuo spettacolo lo porti appunto nei condomini, quindi più di strada, sì, di così, e poi più, sì, milanese del condominio non ce n'è. Certo. Allora, dici un po' il prossimo appuntamento. Appuntamento, siamo a Figino. A Figino? Siamo a Figino, all'interno del millenario di Figino. Esatto, quindi... in questa nuova concezione di che è stata ultimata nel 2015. Ah, quindi nella parte nuova di Figino. Sì, nella parte nuova di Figino, esatto. Dove appunto porteremo questo. Quando? Il 2 di dicembre alle ore 21 saremo lì. All'aperto? No, hanno, okay, un bellissimo, vabbè, locale tipo auditorium che appunto è utilizzato dai cittadini. Un altro di quei luoghi di cui non si sa mai, non si sa cosa. Esatto, esatto. Però ecco, almeno io credo. Esatto. Però ecco, io credo che con questa logica, se appunto la cosa si dovesse espandere, quindi se anche chi amministra diciamo la cosa pubblica si dimostrasse sensibile a questo tipo di realtà, io penso che potremmo lavorare un gran bene rispetto a queste cose, insomma. Walter, insomma, appunto, come dicevi tu, parlare di periferie, bisogna saperne parlare, bisogna forse studiare, viene da dire, servirebbe però una scuola delle periferie, Walter. Scuola di periferie, l'abbiamo avviata in questo scorcio del 2017 con una prospettiva di un biennio 18-19 con 60 appuntamenti. In scuola di periferie che cosa facciamo? Esattamente cerchiamo di trasmettere a tutti gli altri e aiutare anche altri a darci informazioni e a trasmettere a chi partecipa proprio tutta questa conoscenza sulle periferie, in maniera tale che le scelte che si vanno a fare, a qualsiasi titolo uno le faccia, può essere l'amministratore comunale piuttosto che quello che fa l'iniziativa, o può essere anche il giornale locale, no? Sappia un attimino, tenga conto di varie circostanze che ci sono, di vari elementi che ci sono. Hai la stampa locale o giornali di zona, che a Milano sono una realtà significativa, con 12 testate che ogni mese tirano e diffondono oltre 150.000 copie. Diciamo sempre, va bene, guardate pure quello che sta facendo il municipio, la magagna, come vengono spesi 3-4 mila euro per quell'iniziativa. Però se non avete come orizzonte il bilancio complessivo del Comune di Milano, che fa 3 mila milioni, si sbaglia prospettiva. Perché uno, okay, continua a concentrarsi su un bilancio zonale di 200 mila euro l'anno, se ci sono, perché poi ci sono tutta una serie di spese predeterminate, quindi non modificabili, però questo è l'ordine di grandezza, 3.000 milioni, 200 mila euro. Allora dobbiamo avere esattamente, non guardare teoricamente alla città metropolitana, ma non riusciamo nemmeno a guardare alla nostra città, che è una metropoli. Eh sì, quello dicevi prima dell'orizzonte. Per molti l'orizzonte è la 90-91, per molti è la tangenziale, per molti è invece ben oltre Pavia. Noi guardiamo alla realtà amministrativa più vicina, che è esattamente il Comune di Milano. Ma se, okay, non teniamo conto di queste dinamiche e anche di queste risorse, perché si dice sempre che non ci sono le risorse, no. Le risorse, poche o tante, ci sono. Bisogna vedere anche come vengono utilizzate. Questo è il primo dato. Scuola di periferie si diceva innestare le realtà culturali e quant'altro. Allora, a Figino, l'ultima
diciamo così, lezione della scuola di periferie di questa fase di avvio 2017 sarà intitolata 41 cori per le periferie di Milano. Quando questo? Questo qui sarà martedì 28 alle ore 21 nell'auditorium Doyen Ayani, sempre a Figino. Incidentalmente Figino è un po'... Ritorna. Beh, ci sta, l'anno del millenario. Ci sono alcune cose, ma teniamo conto che iniziative ce n'è stata anche una recentemente a Quarto Giaro, promossa dalle associazioni locali. Ce ne sono veramente tante, però poco conosciute perché non fanno sistema. Allora, il tema è esattamente fare il sistema. Per esempio, con i cori, Consulta Periferie Milano, che non è un promotore musicale, si interessa di periferie e utilizza i cori, ha chiesto i cori. Oggi abbiamo 41 cori che sono disponibili ad andare a cantare nei quartieri e nelle corti dei quartieri popolari, per esempio. Quello che ha fatto Fabio presentando il libro alla Barona, che è un quartiere popolare dell'Aler, in questa biblioteca di condominio. E quindi ci sono questi 41 cori con 1042 coristi. Wow. Questa è una disponibilità che c'è. Il tema è, ma Levi, che ha parlato di innestare la cultura, ci dà una mano? Domanda. Andiamo. E serve pochissimo, magari solamente pagare la SIAE, perché questi, come Fabio, lo fanno amatorialmente per certi aspetti e volontariamente, non è che chiedono il cachet per andare, e cantano bene perché poi vanno a cantare anche in giro per l'Italia. Però la SIAE chiede questo. Ma la SIAE è un costo fisso, più c'è qualcosa di logistica. Cioè, con pochissimi soldi rispetto a quello che normalmente richiedono delle manifestazioni. Sì, abbiamo 1000 persone che sono disponibili a cantare, e lo diciamo anche alla dirigenza dell'Aler e di Metropolitana Milanese, no? Vi interessa che vengano a cantare nei vostri luoghi molto praticamente, come abbiamo già fatto, no? Nei cortili del Mac Mahona o da altre parti. Quindi sono tutte cose che sono già state fatte, si tratta solamente di favorirle per chi? Per esattamente tutta quella fetta di popolazione che normalmente non accede a queste cose per scelta sua, piuttosto che per difficoltà. Ecco, allora si tratta di arricchire la città e di andare in quei luoghi lì, proprio verso le persone. Andiamo verso le periferie. Perfetto. Volevo fare... Fabio, siamo in chiusura, dimmi pure. Sì, volevo solo fare un appunto. Il libro è un libro a lettura facilitata. Bravo, ecco, questo, l'ultima cosa che volevo. È molto interessante, infatti qui c'è scritto libro a lettura facilitata. Esatto. Che cosa significa nello specifico? Nello specifico vuole dire che questo libro, per caratteristiche di stampa, è un libro utilizzabile e fruibile anche dalle persone dislessiche. Quindi il font, la spaziatura, esatto, l'impaginazione, persone, aiuta la lettura anche per persone dislessiche, sì, disabili, anche disabili visivi, cioè mai ipovedenti. Anche io stesso, cioè, quando non calzo gli quindi occhiali. Quindi un bel font. Beh, molto interessante, una bella scelta, che mi dicevi adesso ormai marcherà tutti i tuoi libri da qui in avanti. Credo proprio di sì, credo che sarà poi una caratteristica dei miei scritti, ecco. Che insomma verrebbe anche da dire, perché non essere poi caratteristica degli scritti di tutti, ma esatto, sarebbe poi infatti ci vuole neanche veramente da scrivere, molto poco, ci vuole veramente molto poco. È il tema dell'accessibilità, infatti, che si può tradurre molto semplicemente anche con i colori, sì, no? Perché ci sono le persone che hanno delle difficoltà visive, basta solamente accostare dei colori anche nelle copertine, in tutte queste cose, basta avere proprio un minimo di attenzione e sensibilità. Sarà probabilmente uno dei temi che affronteremo martedì prossimo, con la presenza di ATLA, Associazione per il Tempo Libero delle Persone Disabili, e in vista anche della giornata della disabilità del 3 dicembre. E quindi sarà una possibilità concreta, perché all'ATLA, anche in Cascina Bellaria, si sedimenteranno tutta una serie di iniziative che vogliono proprio richiamare l'attenzione, dove con semplici pratiche si possono dare risposte importanti. Fabio, davvero, grazie mille di essere qui con grazie noi, complimenti per il libro, complimenti anche per questa scelta, appunto, di rendere grazie il tuo libro il più accessibile possibile, con veramente un piccolo sforzo sei riuscito a fare tanto, perché almeno sì, tante persone potranno godersi le tue storie, e certo, anche poi le ricette che propone la tua amica food blogger, infatti sono testate e provate dallo scrittore, si vede. C'è il timbro approved dallo scrittore, perfetto, grazie mille Fabio, grazie davvero. A voi.
Walter, grazie mille, grazie anche di averci già insomma introdotto la puntata di settimana prossima, un tema importante appunto quello dei disabili, accessibilità, insomma le periferie poi semplice possono... a suo modo, basta progettare le cose tenendo conto dell'accessibilità, che non sono solamente le persone che hanno delle disabilità ma anche strutturali, ma anche uno si spacca una gamba a e diventa già disabile. Eh sì, infatti, con i disabili temporanei possiamo chiamarli in un certo senso. E insomma le periferie forse per una volta potrebbero essere non solo laboratori come al solito, ma proprio risposta sistematica. Bisogna dare delle politiche strutturali, perché Milano ha tante capacità, ha tante progettualità. Il problema è che queste progettualità che uno può incontrare girando per tutta Milano devono diventare la normalità quotidiana, il sistema, ed è possibile facilmente. Si può fare. Basta progettare tenendo conto di alcune cose. Walter, va bene, grazie mille, allora ci vediamo quindi martedì prossimo, così approfondiremo ancora di più il tema. Certo. Grazie ancora Fabio. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre è rimandato oggi pomeriggio ore 18 con informazione di Milano All News, edizione della sera, e poi un'altra puntata giovedì, domani non andiamo in onda, giovedì sempre qui in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.